No, non ci lo sta. Come l'anno Mariano. La prima fase della costruzione del carro trionfale consiste nel realizzare il basamento di legno e i vari elementi decorativi in carta pesta con particolari di altro materiale che animeranno la rappresentazione. Contemporaneamente vengono realizzate altre eventuali strutture. Questo primo momento, che si svolge in un apposito laboratorio artigianale, è seguito da un secondo, che avviene una quindicina di giorni prima della festa nella Basilica di Santa Croce, tradizionalmente nella navata destra, proprio in prossimità della Cappella dell'Immacolata. È la realizzazione della struttura portante del carro, ottenuta legando insieme dei lunghi pali, che a loro volta sostengono innanzitutto il castelletto con lo scivolo su cui poggia la statua della Madonna, e poi tutta la poderosa costruzione votiva. E ora che tutto il carro prende forma, si decora, si completa.
che invade la piazza e le vie adiacenti, saluta l'uscita dell'Immacolata, che viene innalzata maestosa come ad abbracciare tutto il popolo convenuto. Descrivere quei momenti è impossibile. Il carro trionfale è portato a spalla da circa 150 uomini, i quali indossano un camice bianco. Essi sono in tutto 400 circa, divisi in quattro gruppi. Preceduto dalla banda musicale, dalla congrega del Santissimo Sacramento, dal preposito curato della Basilica con alcuni sacerdoti, il carro incede solenne per le vie della città, tra la folla che sbuca da ogni parte e i fuochi d'artificio. E dopo aver attraversato gran parte della città, fa il suo ritorno in chiesa verso le ore 14, tempo in cui, nel 1861, la terra si aprì a vomitare lava di fuoco e resta esposto in chiesa per 8 giorni. La manifestazione dell'8 dicembre, atto di devozione e di ringraziamento alla Vergine Immacolata, specialissima e primaria patrona, è ancora attuale. Colei che le attira è l'Immacolata. Il motivo è un voto. L'intenzione è il ringraziamento. Nel segno e nel sorriso luminoso dell'Immacolata, quindi, la speranza di Torre del Greco.